Ciao a tutti, sono Svetlana Marongiu, questo è il nostro canale di YouTube e sono di nuovo con voi. Saluto tutti i nostri iscritti e ospiti del nostro canale. In questo video vi faccio vedere come iniziare il lavoro a uncinetto in modo molto originale, molto semplice, ma non il solito come siamo abituati a fare con le catenelle. Ok. Possiamo partire a fare questo lavoro. Noi blocchiamo la nostra prima catenella. Voi la fate come siete abituate a fare. Ok, e partiamo col nostro avvio. Quindi faccio una, due, tre, quattro catenelle. Ok, getto il filo, cerco la mia prima catenella qui, entro, tiro filo e faccio mia maglia alta. Ok, e ho creato il mio primo elemento, diciamo che assomiglia un archetto, e andiamo avanti. Una, due, tre, quattro catenelle, getto il filo, adesso entro con uncinetto la metà di catenella qui e la metà di maglia alta qui in alto. Vedete, ho agganciato subito due maglie. Passo filo e faccio mia maglia alta ed allora il lavoro si ripete, quindi una, due, tre, quattro catenelle, getto filo, entro metà di catenella e qui, come vedete, nella maglia tiro filo e faccio maglia alta e in questa maniera noi andiamo a avviare il nostro bordo. Ok, una, due, tre, quattro catenelle, facciamo ancora un paio, entro nella catenella e nella maglia qui, aggancio filo e faccio maglia alta. Ok, una, due, tre, quattro catenelle, getto il filo, entro metà catenella e un pezzo di maglia qui. E questo che sta uscendo fuori. Ok, una, due, tre, quattro catenelle, getto filo, entro dentro e faccio maglia alta. Ok, noi andiamo a avviare la lunghezza che ci serve. L'unica cosa che voglio dire è che un elemento come questo, se andiamo a crescere in alto, corrispondono a due maglie. Quindi supponiamo che dobbiamo fare, che ne so, 40 o 50 maglie, supponiamo 40, quindi noi dobbiamo fare 20 di queste archette. Ok, e adesso vi faccio vedere come facciamo il primo giro. Una, due, tre catenelle, getto il filo, andiamo a provare con semplici maglie alte. Entro a fare la prima maglia non sotto archetto, non possiamo fare perché si crea il buco. Io entro qua in mezzo alla maglia qui, tiro filo e faccio maglia alta. Quindi due maglie abbiamo già fatto, in quanto ricordiamo che 3 catenelle è una maglia alta, e andiamo a lavorare. Adesso questo è il secondo elemento. La prima maglia alta io faccio qua, guardate dove si incontrano le mie catenelle, che okay? Prima maglia alta e la seconda la faccio qua in mezzo. E così andiamo a fare il nostro primo giro. Getto il filo, entro qua dentro. Faccio maglia alta, okay. E la seconda maglia alta qui in mezzo alla maglia alta che adesso la vediamo in modo orizzontale. Ricordate che sconsiglio a entrare sotto archetto che viene brutto. Ok, di nuovo una maglia alta. E la seconda maglia alta qua dentro. Terminiamo questo giro.
prima maglia alta e la seconda qua entrando nella maglia. Ok. Prima maglia alta qui e la seconda maglia alta in mezzo, e poi ci rimane una codina dell'inizio del nostro lavoro. E noi per la simmetria possiamo fare anche una maglia alta in questo, diciamo, in questa prima maglia da dove siamo partiti. Ok, guardate, è un avvio non comune che diciamo che siamo abituati a fare. Si creano queste archette, modo, cioè, diciamo che bordino piuttosto elastico ma non troppo. Quindi se vi piace questo avvio potete anche usare nelle vostre creazioni. Spero che questo breve video vi è piaciuto, è stato chiaro, e noi ci vediamo presto. Vi saluto tutti, un grande abbraccio e alla prossima. Ciao ciao.